potente. A parola ragazzi, qua Axel, oggi mi cado, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi il mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video stranerrimo, ma anche particolarerrimo. Perché? Allora, innanzitutto io sono in vacanza, dato che vi voglio bene, ho deciso appunto di caricare, di farvi questo video, che appunto lo sto facendo nell'albergo in cui mi trovo adesso. Ma appunto, tornando a parlare del video, questo qua è particolarerrimo perché non sarà un video concentrato su una determinata cosa, bensì vi parlerò di due o tre cose abbastanza importanti che riguardano la compravendita e il Team of the Year. Infatti ragazzi, questo dopo aver ricevuto numerose richieste sul Team of the Year, ho deciso di farvi un video apposta per spiegarvelo meglio, per dirvi che cosa accadrà dopo questo Team of the Year e poi per dirvi secondo me quando uscirà quindi Team of the Year. E poi a questo mi collegherò ad un metodo della compravendita che si può utilizzare, che io consiglio di utilizzare appunto durante questo Team of the Year, che è quello del price fixing. Allora ragazzi, partiamo subito. Il Team of the Year è quella squadra che la EA farà, pubblicherà, è appunto costituita dai migliori giocatori del proprio ruolo, quindi sarà una squadra costituita da un portiere, da due difensori centrali, dai terzini, dai centrocampisti e dagli attaccanti. Allora ragazzi, andando a far riferimento ovviamente i migliori giocatori dell'anno solare passato, quindi in questo caso del 2013, andando a far riferimento a quella, alla squadra dell'anno scorso, quindi quella del 2012, è uscita il 7 gennaio, o meglio la EA l'ha fatta sapere il 7 gennaio. Perché il 7 gennaio? Allora ragazzi, innanzitutto io non mi sono ancora informato benissimo, ma queste qua sono tutte opinioni personali che magari sono peraltro vere. E poi seconda cosa, questa serie di questo tipo di video l'aveva fatto l'anno scorso uno youtuber inglese che non è molto seguito, ma che io seguivo particolarmente, che ahimè dopo aver fatto questo video ha quittato. Quindi dato che nessuno l'ha più riproposto, ho deciso appunto di portarlo in Italia io, ecco, che può essere appunto una cosa abbastanza utile. Comunque il 7 gennaio del 2013 c'è stata la premiazione del pallone d'oro, quindi la EA ha dato la FIFA ha dato il pallone d'oro a un giocatore. Questo giocatore qual era? Era Piscitella, ovviamente. Però ragazzi, in quello stesso giorno c'è stata anche la premiazione della miglior squadra dell'anno, ed ecco qua per me il motivo per cui la FIFA ha fatto sapere il Team of the Year il 7 gennaio, perché appunto c'è stata la premiazione della FIFA della squadra dell'anno. Accadrà la stessa cosa nel 2014 per la squadra del 2013? Ragazzi, per me sì. E quando sarà questa premiazione? Sarà il 13 gennaio. Ragazzi, il 13 gennaio è un lunedì, e quando è che la EA solitamente mette le nuove cose come il nuovo Team of the Week? Le mette il mercoledì, quindi personalmente secondo me il 15 gennaio uscirà il Team of the Year. Magari può uscire anche l'8 come anche il 6, quindi domani, però queste sono appunto opinioni personali. Per me uscirà il 15. Il 15 perché? Perché il 13, o meglio anche il 13, magari annuncia che appunto sta per uscire il Team of the Year, e lo farà uscire definitivamente il 15. Solamente ragazzi, c'è una piccola cosa. Che cosa produrrà, diciamo, il Team of the Year? Produrrà un crollo dei prezzi, il cosiddetto market crash. Perché? Allora andiamo subito a vedere su Paint, facciamo un diagramma cartesiano tattico dove l'asse delle ascisse corrisponde a quella del tempo, invece delle ordinate a quella del prezzo. Che cosa accadrà ragazzi? Allora, all'uscita, quindi mettiamo caso che qua ci sia l'uscita del Team of the Year, il prezzo dei giocatori sarà al termine, veramente troppo. Vi sconsiglio alla grande di prenderli il giorno in cui escono. Praticamente quindi il prezzo fa così. Poi andando avanti, man mano che la gente apre i pacchetti, il loro prezzo si andrà ad abbassare, fino a quando, che cosa succede qua? Ci sarà appunto questi giocatori verranno tolti dai pacchetti, e ovviamente togliendosi dai pacchetti ce ne saranno, cioè i pezzi che ci saranno rimarranno sempre quelli, non ce ne saranno di più. Quindi cosa succederà? Il prezzo si alzerà alla grandissima. Quindi ragazzi, una cosa molto importante, dopo aver visto questo grafico voi capirete, spero, che i giocatori saranno da prendere pochi giorni prima, se non lo stesso giorno in cui questi giocatori che costituiranno il Team of the Year usciranno dai pacchetti. Ma ragazzi, ho detto che questo avrà una conseguenza. Che cosa avrà? Ragazzi, il Team of the Year è costituito da giocatori che tutti vorrebbero avere. Come si fa ad averli? Ovviamente questi giocatori si possono solo trovare nei pacchetti, quindi per averli bisogna aprire i pacchetti. Come si fa ad aprire i pacchetti? O si comprano crediti, o si vendono tutti i giocatori che si hanno nel club, per appunto fare più soldi e per aprire più pacchetti possibili. Quindi ragazzi, anche qua metodo logico deduttivo, che cosa capiamo? Capiamo che ovviamente il prezzo dei giocatori, di tutti i giocatori, o meglio di quelli oro, si abbasserà. Perché si abbasserà? Perché ci saranno sempre più oggetti, o meglio sempre più carte di uno stesso giocatore all'asta, quindi non ha senso alzare il prezzo, lo si abbasserà sempre. E appunto uno lo abbassa anche per magari venderlo prima, per aprire subito i pacchetti. Quindi ragazzi, io che cosa consiglio? Innanzitutto questo qua può essere sfruttato a nostro vantaggio.
In due modi. Allora, innanzitutto per non perderci nei giocatori che si hanno. Quindi ragazzi, allora io consiglio già da vendere oggi, o meglio, se la cosa avverrà, appunto, se avverrà ciò che io ho detto, il 13 verrà annunciato Team of the Year, quindi voi avete ancora una settimana di tempo per vendere tutto. Perché vendere tutto? Perché poi per 2 settimane i prezzi staranno bassissimi. E poi ovviamente voi vendendo tutto potete aprire altri pacchetti. Però mi raccomando, vendete prima dell'uscita del Team of the Year, mai vendere durante appunto questo. Quindi ragazzi, adesso entra in gioco il secondo metodo. Ragazzi, si può utilizzare la compravendita per fare crediti a palate. Innanzitutto si possono ovviamente fare compravendita con i giocatori oro normali, perché uno, dopo aver aperto il pacchetto, che cosa fa? Non ha voglia di scartare per perderci, mette i giocatori trovati ad un prezzo iniziale di 150. Quindi ragazzi, voi potete fare una compravendita potente con i soliti metodi. Ma ragazzi, un metodo che io che vi consiglio di utilizzare particolarmente è quello del price fixing. Price fixing cosa significa? Il price fixing è quando si monopolizza il mercato di un giocatore e poi dopo che si hanno, come si fa? Ovviamente bisogna comprare tutte le carte di uno stesso giocatore, poi quando si hanno tutte, si ha la certezza di averne tutte, si metteranno all'asta ad un prezzo magari di 30.000 maggiori, ma anche ad un prezzo doppio. Quindi ragazzi, c'è una piccola cosa da dire: che giocatori io consiglio? Allora, non utilizzate giocatori, mettiamo caso adesso che qua c'ho la schermata davanti, Dante, perché Dante si può trovare sempre nei pacchetti. Dovete usare giocatori che non si trovano più nei pacchetti. Quali giocatori si possono utilizzare se non gli informa? Ecco ragazzi, quindi io consiglio di utilizzare gli informa, ma alla grande, perché appunto questi sono giocatori che non usciranno mai più nei pacchetti, e se voi utilizzate informa anche che si usano abbastanza, ci potrete guadagnare veramente tanto, tanto. Però c'è una piccola premessa da fare: per fare il price fixing bisogna avere i crediti a palate, perché ad esempio facciamo un esempio di Gervinho. Allora ragazzi, di Gervinho mettiamo a casa Gervinho in forma, che è un giocatore utilizzaterrimo. Ci sono quante pagine c'erano? 9, se non mi sbaglio, 9 pagine. Ogni pagina è costituita da 12 giocatori, quindi noi facciamo 9 per 12. Quanto costa Gervinho? Il prezzo medio di Gervinho è di 30.000 crediti, quindi 30.000 uguale, no, ho errato qualcosa, scusate, 9 per 12 per 30.000, ok, uguale 324.000, che significa 3.240.000 crediti. Quindi voi per comprare tutti quei Gervinho appunto avrete bisogno di 3.240.000 crediti, che sono veramente tanti. Quindi per prima cosa io vi consiglio di mettervi d'accordo con dei vostri amici appunto per fare questo price fixing, e ovviamente dovete avere i crediti a sufficienza. Qua sono 3.240.000, ma se ne avete 4 è meglio, perché poi ovviamente no, attualmente non ci saranno tutti i Gervinho all'asta, quindi magari qualcuno ne ha altri. E quindi ragazzi, state molto attenti a questa cosa. Dopo averli presi tutti, voi aspettate un po', controllate che non ci siano più altri giocatori, altri Gervinho in questo caso all'asta, e poi lo rivenderete magari ad un prezzo anche 2 volte maggiore. E poi se la cosa andrà bene ci guadagnerete moltissimo, ma tanto tanto, il doppio, ecco. Invece se la cosa andrà male abbasserete sempre di più il suo prezzo, ovviamente fino a non perderci, ecco. L'unica cosa, dovete essere sicuri di avere i crediti, perché sennò ci smenerete alla grande, dato che magari qualcuno lo mette ad un prezzo inferiore del vostro, voi siete costretti ad abbassare la vostra volta e così via, se è un gioco abbastanza tattico. Quindi ragazzi, questo qua era il metodo che io vi consigliavo. Un'altra piccola cosa, un altro piccolo consiglio, adesso sto per finire. Innanzitutto è molto probabile che il Team of the Year sarà diviso in 4 uscite, o meglio, prima usciranno i difensori, poi i centrocampisti, poi gli attaccanti e poi tutta la squadra. Quindi ragazzi, questo legame, questa fase di calo del prezzo e aumento ci sarà rispettivamente per ogni pezzo, si può dire così, o meglio, quando usciranno i difensori il loro prezzo sarà altissimo, prima che escano, nel senso che non ci siano più nei pacchetti, il prezzo sarà molto basso, poi si rialzerà fino a quando non usciranno con tutta la squadra. Stessa cosa avverrà per i centrocampisti e per gli attaccanti. Quindi ragazzi, seguite un po' questo diagramma, questo grafico, ecco, madonna che magico che sono. Poi l'altra cosa che vi volevo dire ragazzi, quando voi trovate un giocatore, a meno che appunto non sia uno degli ultimi giorni, vendetelo subito, perché c'è il rischio, dato che la EA per guadagnarci soldi a palate farà, credo, molti happy hour, che rischio ci sarà? Ci sarà il rischio che ognuno spacchetterà e ci saranno proprio pacchetti magari da 100.000 crediti. Quando ci sono i pacchetti da 100.000 crediti, ragazzi, è una strage, perché se uno magari trova un giocatore del Team of the Year, o lo conserva nel club o lo vende quasi subito. Voi magari ne trovate un altro buono e lo vendete a meno di quel prezzo, e così ci sarà una sorta di gara, ragazzi. Non so se avete capito, ma comunque questa ultima cosa che ho detto non è importante, ecco. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate capito tutto, anche l'ultima cosa, ma se non l'avete capita magari la riscriverò meglio in descrizione, anche se non è così importante. La cosa principale è, quando trovate una cosa e se non volete
tenerla, o la tenete per un mese o vendetela subito, ecco. Quindi ragazzi, detto questo, il video è diventato lungarimo, lo caricherò per il 2015, quindi per tra due team of the year, e quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente, a palla al centro, al prossimo video, bolla!